domanda sì che è bruciante. Come fa il Movimento 5 Stelle a trovare il cespite per il reddito di cittadinanza? Che vuol dire il cespite? Cioè, da dove trova le risorse finanziarie? Esatto. Nell'ambito della legge di bilancio. Non l'hai letta, se vuoi te la giro. No, l'ho letto. Però un'altra, diciamo, amplificazione. Ma in un sistema con moneta a debito, andare a prendere un cespito o un fondo da finanziare il reddito di cittadinanza non crea ulteriore debito? Ma questo è quello che ci domandavamo quando in una nota hanno fatto un decreto per 20 miliardi per le banche. Anche, esatto. Anche di più, anche 135. Sì, ma no, ma quello te lo ricordi, no? No, no, vabbè, lì la somma delle, per quanto riguarda i fondi salvastati, i fondi di assistenza è di 61-62 miliardi. Uno Stato, qualsiasi condizione li trova, le risorse le trova sempre. Sì, ma non a debito. Pagando interessi alle, basta semplicemente dire cominciamo a stampare i titoli di Stato noi e i biglietti di Stato noi, senza metterli all'asta alle 20 banche specialiste delle aste. Vai dai deputati che molto probabilmente ne conoscerai più di me. Stavi alla borsa. No, ma tu molto probabilmente, siccome conosci più deputati di me del 5 Stelle, vagliela di a loro. Ma anche a loro l'ho detto, non ti preoccupare. Allora, così in amicizia me lo dici, perché io ti dico la verità, più di essere un cittadino esattamente come te, tutti mi danno dei poteri divinatori, ma io vabbè, non ma sono tu stai lì, diciamo, no, è lì che nella fronda, nel cespuglio. Allora senti, se io fossi nella fronda, nel cespuglio, non sarei uno che non ha né incarichi né consulenze. No, so che non ce l'hai, non c'ho assolutamente nulla, anzi però ci sono rimesso, dai, quello lo puoi dire. Senti, prima ero a Pescara, da che diciamo vado in televisione, neanche più all'Università di Pescara, quindi se stavo fermo era meglio. Come, non ci sai più? No. Non hanno motivo, una scelta, una tua decisione? Una scelta loro. Evidentemente non sono credito, evidentemente. Perlomeno credo, perché non presumo, no, riconosci più te di me, io se incontro mi salutano loro, perché io, ma come tutti quanti. Vabbè, però l'input te l'ho dato, tu mi hai detto vai a qualcun altro, adesso vedremo come fare. No, io non vado da nessuno, ho detto, anche io, devi dirglielo, quando lo vedi gli dici guarda perché non fai così, certo. Loro hanno potere di iniziativa, io quando vedo Tiziana Ciprini, io ho detto anche a lei, io ho detto a tutti quelli che incontro del Movimento 5 Stelle. Quindi, tranquilli glielo devi dire, io purtroppo mi fa piacere, ma più di tanto vabbè, cioè non Anto, ti ringrazio, sono l'ultima ruota del carro. È la verità. No, è tutto.